Cambiamo argomento a partire dal periodo pasquale, targhe alterne in costiera Sorrentina e dettagli nel servizio di Francesca Coppola. Si va verso le targhe alterne in penisola sorrentina, lo ha stabilito il tavolo sulla mobilità che si è tenuto al mattino in prefettura a Napoli. Da più parti è stato chiesto l'adozione di ordinanze di targhe alterne, quantomeno nei fine settimana o comunque a partire dal periodo pasquale. Si è parlato di rafforzamento delle corse da parte di EBA, delle comunicazioni via mare, con l'impegno nel mese di febbraio di varare delle misure che potrebbero partire già dal periodo pasquale. Prima di allora e nell'immediato ci saranno tre tavoli tecnici su trasporto ferroviario, stradale, delle vie del mare. Tre le proposte già anticipate oggi dai sindaci dell'area, Confcommercio, Confindustria, Federalberghi, ATEX, guide turistiche e lidi balneari. Coinvolgere il Ministero dei Trasporti e le Ferrovie dello Stato. Realizzare collegamenti su ferro di interconnessione tra i comuni sorrentini. Infine implementare le corse sulla linea EAV Napoli-Sorrento, nell'attesa che arrivino convogli nuovi. 40 i primi in costruzione sulla Circumvesuviana arriveranno non prima del 2025, ha annunciato il presidente dell'EAV De Gregorio. Dai sindaci soddisfazione per le targhe alterne, provvedimento necessario, dice il primo cittadino di Sorrento, Coppola. Soddisfazione per il clima di confronto anche da Sergio Fedele dell'ATEX, associazione turismo extraalberghiero. Il tavolo lavorerà anche su altre ipotesi a sostegno del turismo. Abbiamo ritrovato anche un vecchio decreto che istituisce il distretto turistico della Costiera Sorrentina. Quindi ragioneremo anche su quello.